Salve ragazzi, buona serata a tutti. È Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi, nella nostra puntata radiofonica, tratteremo un argomento della massima urgenza e proprio per questo, questa è da considerarsi una puntata speciale. Attenzione, edizione speciale. Attenzione, attenzione a tutti i radioascoltatori sintonizzati in questo momento. Stiamo assistendo alla puntata speciale circa l'inciucio del secolo, ovvero la rielezione di Napolitano alla presidenza della Repubblica. Questo è un fatto eclatante, un fatto di una gravità estrema, di una gravità assoluta. Oggi abbiamo assistito a quattro personaggi loschi, delle figure che rappresentano all'interno delle nostre istituzioni, dei manigoldi, perché questi sono dei manigoldi e rappresentano se stessi, dei manigoldi, dei farabutti, degli impostori, qualcuno direbbe delle troie, e questo è stato anche detto. Abbiamo assistito all'inciucio colossale, il più grande inciucio della storia dal giorno in cui è stato introdotto il cavallo nella città di Troia. Noi abbiamo all'interno delle nostre istituzioni un cavallo di Troia che al suo interno cela i cosiddetti manigoldi della politica italiana. Questi quattro signori che oggi hanno deciso con la loro testa di cosiddetta testa di fungo, hanno deciso per conto degli italiani, sono Napolitano, Bersani, Berlusconi e Monti. Al nascosto delle telecamere si sono infilati nel cesso tutti assieme, una alla volta, per non destare sospetti. E hanno deciso il futuro del nostro paese, deciso la nomina a tavolino di Napolitano quale presidente della Repubblica. Tutti noi sappiamo che Napolitano rappresenta quella mummia ormai fossilizzata all'interno delle istituzioni che non vuole cedere il potere, non vuole andarsene, non vuole dare spazio alle idee rinnovatrici. Napolitano rappresenta la classica mummia seduta sul cadreghino e che da lì non si vuole schiodare. Tant'è che per non farsi schiodare dal cadreghino si è anche fatta incatenare. Non è solo una mummia, ha anche fatto la muffa, le ragnatele, e detto così inter nos è una mummia che puzza. Questo avvenimento di oggi ha suscitato uno sdegno gravissimo, la gente è rimasta raccapricciata, siamo ben oltre al semplice rammarico, e non parlo della gente del Movimento 5 Stelle che all'interno del movimento, soprattutto le persone che seguono da vicino i fatti, già sapevano, sarebbe per noi la prova del 9, ma questo sdegno è stato toccato nei confronti degli elettori degli altri partiti, quali nessuno si aspettava un inciucio di questa portata. Anche gli altri elettori, diciamo i cosiddetti allocchi che votano il PD perché ancora non avevano capito bene, o quelli che votavano comunque altre correnti politiche, hanno subito questo sdegno di una efferatezza inaudita e li ha lasciati tutti raccapricciati ed esterrefatti. E questo è quanto c'è oggi. Passo quindi la parola al nostro consulente opinionista esperto in materia circa le questioni all'interno delle nostre istituzioni, Patrizio Calzolai, per un quadro generale della situazione. Patrizio, a te la parola. Cosa sta succedendo? Raccontaci i fatti gravi di questi momenti e il risvolto che avranno da qua in futuro. Diciamo, hanno scoperto le carte. Perché? Perché diciamo che finalmente, ascoltando le nostre trasmissioni, Beppe Grillo ci hanno ascoltato anche la base dei 5 Stelle, e come da me proposto è stato, diciamo, presentato un candidato che era, e fra l'altro, espressione del Partito Democratico, perché ricordiamo pure che Rodotà era un membro della minoranza interna e critica verso le istituzioni, e verso il management del Partito Democratico, gli oligarchi del Partito Democratico. È stato appoggiato non solo dal Movimento 5 Stelle, ma anche da molti iscritti al PD, e gliel'abbiamo portato lì. Gli abbiamo detto: ragazzi, voi appoggiate questo, domani si forma il governo, per noi è un atto di buona volontà e via. E che cosa ti fa Bersani, che cosa ti fanno questi democratici? Ti dicono di no perché lo appoggiate voi. Pare una situazione infantile, una cosa cercata. Lo stesso Civati ha ammesso che il Partito Democratico, ci sono la maggioranza e il gruppo dirigente, vuole avere l'inciucio, e che quella era una scusa. Naturalmente la nostra tattica ne ha fatti scoprire. Ha fatto scoprire chi sono, ha fatto scoprire che se Berlusconi è durato 20 anni e sta ancora durando in piedi per 20 anni, la colpa è semplicemente di questi signori che sono stati i grandi elettori e che quando si è trattato, oggi come allora, come in passato, l'hanno salvato, gli hanno dato le chiavi del potere, hanno permesso a quel porco di fare quello che gli pare. Hanno provato, anche a causa di nostri errori interni, a scaricare adesso la colpa su 5 Stelle, ma facendo una manovra a tenaglia abbiamo evitato l'assedio mediatico e l'abbiamo rispedito al mittente. Questo dimostra che la mia analisi fondamentalmente era corretta, e che adesso dico a tutti i manifestanti che sono a Roma e che ci ascoltano, io dico solo una cosa: resistete, come disse De Gaulle, da Radio
Radio Londra, resistete, resistete, perché è il paese che ve lo chiede, è l'Italia che ve lo chiede, e voi in questo momento dove siete rappresentate l'Italia. Più venite più possibile a Roma, cercate di accamparvi di fronte alle funzioni, se possibile occupatele, ma resistete, per queste persone sono solo degli assassini, degli oligarchi senza scrupoli, che non faranno altro che mandarvi in mezzo alla strada. È inutile che ve ne state depressi a casa, ve ne state depressi a casa a spararvi perché vi va male l'economia. Questa gente, se sa, i vari Napolitano, i vari D'Alema, i vari Bersani con la Fornero dei miei coglioni, dei miei stivali, questa gente, se sa che domani state a casa, che vi suicidate, questa gente domani spartappa una bottiglia di champagne e dice rompi i coglioni di meno. Ma diciamo dalle parti di compare Turiddu si direbbe che questa gente qui sono i cosiddetti figli bottana, esatto, sono dei parassiti, e come tutti i parassiti vanno eliminati, perché sono loro che tengono bloccato il sistema, sono loro, hanno scoperto il voto, hanno scoperto che la linea politica la decide, del PD la decide Enrico Letta, quando dice mi accorderei con Berlusconi ma non mi accorderei mai con i 5 Stelle, e quindi anche chi ci sente e che dice che ha dei dubbi sui 5 Stelle, io gli ricordo, sì, va bene, possiamo avere dei portavoci tipo la Lombardi e Crimi che possono essere dubbiosi, ma adesso ve la sentite di votare Enrico Letta, ve li sentite di sostenere D'Alema? Ricordiamoci che la colpa di quello che è successo e del fatto che un presidente che poteva essere popolare come Rodotà non è stato eletto ricade esclusivamente sugli inciucisti. Hanno voluto fare l'inciucio, hanno voluto giocare mediaticamente per cercare di buttare la colpa dei danni che hanno fatto 20 anni su un movimento appena nato, magari anche con gente inesperta, però oggettivamente parlando appena nato. E adesso che cosa fa? Tirano fuori il vecchio rincoglionito da mettere lì, perché è manovrabile, perché risponde agli ordini e fa quello che all'88 anni fa quello che questi gli dicono. Ormai è chiaro che la strategia gli serviva un pupazzo a capo della magistratura che blocchi i processi a Berlusconi, che faccia non se ne fotta un cazzo, perché ricordiamoci che anche i nostri colonizzatori di Deutsche Bank e Commerzbank come Schulz hanno detto che Napolitano dà il segno di continuità istituzionale. Quindi adesso, ragazzi, in base a quello che è successo, aspettatevi altre tasse, aspettate il prelievo coatto, perché la prossima nomina sarà Amato come presidente del consiglio. Ma so cazzi vostri. Esatto, noi da Radio Lettonia, che trasmettiamo tutti i giorni, avevamo previsto tutto questo, avevamo previsto anche quello che sarà la tattica giusta che Grillo avrebbe dovuto usare. Quindi voi che ve ne state in Italia, reagite, prendete le posizioni, prendete il controllo delle istituzioni, altrimenti questo, come si suol dire, ve la buttano nel culo. Cioè, noi alla fine, io qui e il buon Andrea ce ne stiamo lontano, abbiamo la nostra residenza, però ci teniamo ai nostri paesi, ci teniamo a poter tornare a passare la vecchiaia, e vogliamo che spariscano questi parassiti allucinanti dal nostro paese, per cui in tutto il mondo ci prendono per il culo. Perché ricordiamolo, quando Berlusconi dice una cazzata, ci sono giornali e giornali stranieri che scrivono, per un primo ministro italiano fa rimpiangere Mussolini è una cosa tranquillamente molto difficile, e poi due punti Berlusconi ci è riuscito. Poi abbiamo gente che vende la sovranità, che svende le nostre fabbriche tipo Prodi, gente come D'Alema, che con tutti i problemi che ci abbiamo finanziari, tutte le volte che c'è una missione ha mandato gli aerei tipo in Kosovo a bombardare fra l'altro una popolazione pacifica come i serbi per questioni. Queste sono persone, perché poi dopo cosa succede? Che dopo finiamo a spendere 35 miliardi per gli F-35 e poi l'INPS finisce a non avere soldi. Finisce a non avere soldi, vi tagliano l'INPS, vi tagliano la sanità, vi tagliano tutto. E diciamo, quindi, a questo punto diciamo, siamo governati da una manica di imbecilli. Sì, oltre a essere dei parassiti, sono pure degli imbecilli, oltre a essere dei parassiti, che stanno a strozzarsecando il ramo dove sono seduti. Oltre a essere, perché almeno se fossero competenti, dice qualcuno, ci sono liberisti, ma questi sono proprio oltre a essere, saranno anche incompetenti, sono anche incompetenti, saranno anche pro banche, pro mercato. Ma tanto loro non è che devono essere competenti, loro sono competenti per farsi cazzi loro, però. Esatto, però la vergogna, ricordiamo a tutti che la vergogna delle pensioni sopra i 2000 euro al mese esiste solo in Italia. Guarda, mi giunge adesso un'informazione quasi certa, cioè anzi vi dirò subito, la fonte che mi manda l'informazione è certa di sicuro, e mi dice, hanno deciso a tavolino Amato presidente del consiglio. Come commenti questa notizia? E che l'inciucio è stato firmato, che adesso la prossima azione che ci sarà, che una notte nel giro fra 6-7 settimane arriveranno a prendervi i soldi dal conto corrente in italiano. Io grazie al cielo non ho nessun conto corrente in Italia, ma chi ce l'ho, dico attenzione, perché questi nel giro di 2 giorni poi domani fanno una manovra, tirano fuori
vi sequestrano il conto e dicono che tutti questi soldi servono per ripagare. Mi arriva adesso un altro comunicato da fonte certissima, questa fonte qui è la rappresentativa dell'elettorato del PD e dice: noi non siamo esterrefatti, siamo inorriditi. Questo è l'elettorato che lo dice, ovvero parte della popolazione, non è gente che è stata dalla nostra parte, non è gente che ha votato il Movimento 5 Stelle, però la gente del PD si sta dichiarando in questo momento inorridita da quello che è successo all'interno delle istituzioni. Come dovrà comportarsi l'elettorato del PD in questo momento? Io dico di mettere da parte le questioni ideologiche e di votare sicuramente per il Movimento 5 Stelle, perché nonostante, diciamo, turarsi l'orecchio, perché delle volte a sentire le cazzate della Lombardia è decisamente troppo, però turarsi l'orecchio e votare 5 Stelle, perché è l'unico modo ormai chiaro a tutti per mandare a casa Berlusconi, per mandare a casa quella parte d'Italia che fa ampiamente cagare e che ha preso il potere. Diciamo, il Movimento 5 Stelle in questo momento raffigura una valida alternativa alle altre fazioni politiche che, nonostante ci mettano la bella faccia, all'interno sono il marcio, sono, rappresentano la mummia nelle istituzioni che non se ne vuole andare, la mummia che mantiene la continuità con il passato, ovvero con il sistema Italia che non ha funzionato e non può funzionare. Esatto, sono queste persone che mantengono il controllo, sono queste persone che mantengono il potere e sono queste persone che se ne devono andare, e finché non verranno mandati a casa, perché anche Nanni Moretti dice che con questo gruppo dirigente il PD non vincerà mai, e non è che lo dico io che sono simpatizzante a 5 Stelle, l'ha detto un regista un po' snob, però una persona intelligente, ha protestato in piazza diverse volte e l'ha ribadito con i pugni sul tavolo, per cui è stato anche il mio personale candidato alla presidenza del Consiglio, perché lo ritengo una persona intelligente che stimo, e come al solito ha avuto ragione. Scusa se ti interrompo, ti voglio fare una domanda visto che hai toccato il tema. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di Battiato circa le troie in Parlamento, quello di oggi non è stata la cosiddetta prova del 9, ovvero la dimostrazione che Battiato con le troie in Parlamento ci aveva visto giusto, diciamo, tutti ad additarlo, stupiti, gente, come le troie, ma dove nel Parlamento sono le troie, non è possibile. E poi oggi abbiamo assistito al cavallo di Troia del secolo, il super inciuccio, la troia polidiffusa all'interno delle. Quindi a questo punto, diciamo, tra i papabili con ruoli di importanza all'interno delle istituzioni che non rappresentano il Movimento 5 Stelle, bensì rappresentano altri fronti politici, possiamo tranquillamente a questo punto anche annoverare Battiato, che in fatto di troie ci aveva visto giusto. Esatto. Battiato ci aveva azzeccato completamente. Sai cos'è che era successo? Quando Battiato aveva parlato delle troie, Battiato aveva parlato delle troie figurative, nel senso i vari politici che si vendono per comodità, per affari propri. Noi abbiamo tanti casi che abbiamo anche già trattato nelle nostre trasmissioni. La troia è una troia in senso figurativo. Cos'è successo? Tante non avevano capito la metafora e quindi, essendo delle troie di fatto, se l'erano presa come offesa personale, dicendo: ecco, mi dà della troia perché ci vado con Berlusconi. Cioè, alla fine è anche successo un po' questa cosa qua, col fatto delle troie. Ma quello che è successo adesso dimostra chiaro e tondo che questi sono, poi posso dire, delle troie, che abbiamo D'Alema, Gentiloni, Fioroni, Letta, che sono tutte delle grosse troie, insomma, con le loro dichiarazioni che hanno rovinato l'Italia e che dovrebbero per questo marcire all'inferno, che hanno rovinato l'Italia. Quindi a questo punto a me viene spontaneo da fare un appello a tutta l'Italia: occupate le istituzioni, fatelo in maniera pacifica, perché il pericolo in questo momento è che le masse, il popolo, oramai preso dalla disperazione, dalla rabbia, compiano gesta inconsulte munendosi di spranghe, bastoni, randelli, mazze, vanghe, badili, tutto quello che gli capita sotto mano, e compiano un colpo di Stato, un grave attacco alle nostre istituzioni. Noi a questo punto Io ti avviso che mi è arrivata un'ultima notizia d'ansia, che sembra che abbiano tentato di picchiare Giovanardi. Non è che ci vuole adesso il problema è quando quelli lì usciranno dalle camere del palazzo, se la dovranno vedere con la folla e rischiano anche di essere linciati. Ragazzi, soprattutto quelli del Movimento 5 Stelle, che sempre si sono dimostrati a modo, continuate
andatevi a dimostrare a modo. Il problema è che fuori c'è gente anche incazzata che non è stata, che non si annovera tra i nostri elettori, c'è gente incazzata perché si è vista tradita. Il Movimento 5 Stelle, noi cosiddetti elettori del Movimento 5 Stelle, questo lo sapevamo, questo ce lo aspettavamo e proprio per questo abbiamo dato fiducia al movimento. Ma c'è gente che ha dato fiducia alle troie, adesso che ha scoperto che le troie di fatto sono delle puttane, è incazzata, e questa gente qui è incazzata più degli altri. E a questo punto abbiamo un grave pericolo. Ci troviamo Roma che da un momento all'altro potrebbe essere assalita da squadroni di gente incazzata che non ne può più, e possiamo arrivare al colpo di Stato, ovvero i cittadini defenestrano tutte queste puttane, ovvero entrano in le istituzioni, le spingono a salire al secondo o terzo piano e poi le buttano dalle finestre. Quando questi qui cadono, cadendo dalle finestre, si sentono come di crac, 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 ossa rotte, teste sbattute, tutte delle cose che non sono tanto belle da vedersi e non sono neanche tanto bello dal vedersi compiere. Per cui esortiamo alla calma. Un altro pericolo che io voglio scongiurare è quello che qualcheduno, adesso stiamo assistendo a suicidi quasi quotidiani, gente che tutti i giorni si ammazza. Il pericolo più grave è che qualcuno, prima di ammazzarsi, tanto dice: che cazzo me ne frega a me, tanto io mi devo ammazzare, prenda, tira una pistolettata a qualcheduno delle cosiddette troie. Magari si vede davanti XY, non faccio nomi, quello prima di ammazzarsi dice: cazzo me ne frega, io tanto mi devo ammazzare, pa, gli dà una pistolettata, oppure il cosiddetto ombrello bulgaro, quello che spara gli aghi avvelenati, cioè o un coltello, per dire che non c'è neanche bisogno del portadarmi. Stiamo assistendo ad un periodo di transizione e esorto tutti a far sì che questa transizione sia pacifica. Mi raccomando, chi tra i nostri ascoltatori la vuole far finita, si vuole ammazzare perché non ce la fa più ad andare avanti, non arriva più alla fine del mese, mi raccomando, se riuscite non ammazzate, desistete, non fatela finita, e comunque se la vostra convinzione è quella di ammazzarvi, non fate gesti inconsulti, non andate ad ammazzare chi vi ha portato a questa situazione qua, non andate ad ammazzare i politici che vi hanno rovinato, ammazzatevi solamente voi. Se riuscite non ammazzare, cercate di resistere ancora un po', che sicuramente nel giro di 2 o 3 anni il Movimento 5 Stelle riuscirà a portare il popolo all'interno delle istituzioni e cominciare il cambiamento. Cercate di vivere a pane e acqua questi anni che vi rimangono. Se riuscite non ammazzatevi, però mi raccomando, mostriamoci gente per bene, non facciamo gesta inconsulte, che nessuno gli salti in mente di ammazzare il Presidente della Repubblica oppure di ammazzare qualche ministro, qualche rappresentante. Ricordo fra l'altro, Andrea, che noi qui della trasmissione di Radio Lettonia siamo disponibili, a causa anche delle nostre conoscenze, a offrire assistenza a tutti coloro che fossero in difficoltà. Quindi nel caso in cui ci fosse quella cosa, ci fossero gesti inconsulti o atti che potrebbero dare problemi, sappiate che noi ci siamo, possiamo darvi una mano, possiamo sostenervi e possiamo, diciamo, almeno nel breve periodo darvi la dritta giusta per alleviare i vostri problemi. Ok ragazzi, presumo che a questo punto quello che dovevamo dire è stato detto. Patrizio, hai da aggiungere qualche cosa? Io dico solo a tutte le persone che adesso sono a Roma di mantenere la loro posizione e di mantenere la calma, perché è il paese che glielo chiede. Sono in 2 milioni a quanto mi dicono i dati, e domani dovrebbe arrivare Grillo, e quindi vi dico: mantenete la calma, aspettate Grillo e poi vedete cosa fare. Ok ragazzi, grazie dell'attenzione, buona serata a tutti, noi ci sentiremo ancora domani per un aggiornamento. Mi raccomando, non fate rivoluzioni violente, state calmi, fate una protesta pacifica, state lì in piazza, diciamo, occupate i posti nevralgici, comportatevi a modo che nessuno compia gesta inconsulte, non compite gesta inconsulte, mi raccomando, ve lo ripeto, state calmi, che a nessuno venga in mente di agitarsi, usare spranghe e bastoni. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.